è diventato suo malgrado uno dei simboli del terremoto del 20-29 maggio 2012. 9 mesi dopo il sisma che ha colpito la Bassa Modenese, il caseificio La Cappelletta di San Posidonio è ritornato quasi alla normalità. Hanno fatto il giro del mondo le foto e le riprese TV delle 43.000 forme di parmigiano reggiano cadute a terra nel magazzino della cooperativa casearia della Bassa Modenese. Il 30% del prodotto, circa 13.000 forme, è andato distrutto e i danni ammontano a oltre 6 milioni di euro. A questo occorre aggiungere il costo delle nuove scalere antisismiche, 10 euro per ogni forma di formaggio, e quello per l'affitto dei magazzini in cui sono state conservate in questi mesi le 30.000 forme di parmigiano reggiano sopravvissute alle scosse. Stanno tutte tornando al caseificio al ritmo di 600 forme al giorno, ora il magazzino ne ospita quasi 30.000. Il presidente Luciano Dotti dice che la cooperativa, che aderisce a Conf Cooperative Modena, ha 35 soci e l'anno scorso ha trasformato in parmigiano reggiano 175.000 quintali di latte, è riuscita ad andare avanti grazie all'impegno dei soci e dipendenti e alla solidarietà. Abbiamo solo lavorato molto, tagliare del formaggio, mandarlo via, prendere dei soldi pochi. Qui stiamo aspettando dei contributi a fondo perduto che non arrivano mai. Abbiamo molto formaggio ancora da vendere. Se non ci danno mica dei contributi, siamo rovinati. Perché le aziende agricole hanno bisogno di liquidità e qui la liquidità non c'è. Nei mesi scorsi la Cappelletta ha registrato vendite record. Gli ordini continuano ad arrivare soprattutto via mail, ma sono molte anche le persone provenienti da tutta Italia che si presentano allo spaccio tutti i giorni, domeniche comprese. Attualmente è disponibile parmigiano reggiano da pasto stagionato 11-12 mesi a 10 euro al chilo, parmigiano reggiano stagionato 15 mesi a 11 euro al chilo, parmigiano reggiano stagionato 20 mesi a 13 euro al chilo. Sono previste offerte speciali per chi ordina grossi quantitativi. Ricordiamo che il caseificio La Cappelletta di San Posidonio è stato premiato nel 2011 in occasione della quarta edizione delle Super Palio Estense, la competizione che valuta i migliori produttori di parmigiano reggiano.